Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Mentre è previsto per martedì 7 agosto l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, arriva al Comune di Siracusa il commissario ad acta, non soltanto a Siracusa ma anche in altri 11 comuni siracusani commissariati dalla Regione per non avere provveduto entro i termini di legge all'approvazione del bilancio consuntivo del 2017. La Regione siciliana invia il commissario ad acta per incardinare il bilancio consuntivo del 2017 del Comune di Siracusa e di altri 11 enti pubblici locali della provincia. Lo strumento di programmazione finanziaria avrebbe dovuto essere stato approvato entro il 30 aprile, ma nei fatti la precedente amministrazione non ha avuto modo di redigerlo, mentre la nuova amministrazione è entrata in funzione da poche settimane e addirittura il Consiglio Comunale si insedia la prossima settimana, cioè il 7 agosto. L'assessorato regionale alle autonomie locali ha nominato quindi il dottor Angelo Savielva quale commissario straordinario che dovrà sostituirsi al Consiglio Comunale per approvare il bilancio consuntivo. Savielva è un funzionario della Regione con attuali mansioni anche di ispettore degli enti locali della Regione Siciliana. L'assessorato regionale alle autonomie locali, oltre ad aver commissariato il Comune di Siracusa, ha provveduto per altri 11 comuni del Siracusano, cioè a dire Augusta, Buscemi, Carlentini, Rosolini, Floridia, Francofonte, Melilli, Noto, Pacchino, Solarino e Sortino. Per quanto riguarda i comuni di Avola, Bucchieri e Canicattini, che sono state già commissionate alla Regione, dopo l'avvio e l'avviso da parte della Regione Siciliana, contestualmente hanno approvato il bilancio consuntivo e quindi decadono i commissari ad acta. Per quanto riguarda il commissario Savielva, dovrà affrontare i nodi che riguardano i debiti fuori bilancio e le potenziali passività, per poi ottenere il consenso dalla Giunta, dal Collegio di Revisore dei Conti e dal nuovo Consiglio Comunale. È tutto entro il mese di agosto. La politica siracusana si interroga sull'attuale momento di transizione fra imbarbarimento del dibattito e minaccia dei diritti umani. Ieri sera il confronto all'Urban Center. Il centro-sinistra prova a ripensare la politica. All'Urban Center gli esponenti locali e gli amministratori pubblici del PD e degli altri movimenti del centro-sinistra hanno approfondito la tematica. L'imbarbarimento della politica al primo piano del dibattito, insieme con la corsa alla propaganda basata sulle bufale mediatiche e la continua minaccia ai diritti umani e civili. Che anche dagli errori del passato e della situazione di difficoltà e di crisi c'è la condizione per poter ricostruire un progetto credibile. E cosa ancora più importante, la consapevolezza che la costruzione di un progetto credibile, che non sia un insieme di volti, ma che sia un'idea di futuro per il Paese, è una cosa utile non solo a noi, ma è utile all'Italia, è utile all'Europa. Per cui voluto essere solo un momento di riflessione, abbiamo messo tanti spunti sul tavolo. Oggi, poi da domani, bisognerà comunque continuare a confrontarsi con il territorio, a confrontarsi con tutti, con chi lo vorrà fare e provare a costruire una proposta alternativa. Beh, intanto è importante incontrarsi, parlarsi, confrontarsi, perché i temi sono di stringente attualità e perché è necessario che la politica smetta di parlarsi addosso, che affronti a viso aperto tutte le tematiche legate al presente e al futuro, un futuro che noi abbiamo il dovere in quanto classe dirigente di governare, di interpretare con grande attenzione, evitando l'autoreferenzialità e soprattutto stando in mezzo alla gente, cercando di comprendere i problemi alla fonte e soprattutto smettendo di parlare e basta dei problemi, ma indicando le soluzioni. Sì, secondo me è venuto fuori quello che avevamo detto all'inizio, c'è un territorio senza governance, ho fatto delle considerazioni pensando e immaginando al momento la società come un corpo senza testa, bisogna urgentemente creare l'alternativa a questo stato di cose, quindi significa un campo largo politico che crei le condizioni per cui sia una piattaforma su programmi politici. Abbiamo avuto la fortuna di vincere a Siracusa nell'area di centrosinistra, però adesso abbiamo l'urgenza di creargli attorno una forza politica, perché altrimenti avremo delle brutte sorprese da qui a poco. Finanziamenti europei per l'ASP di Siracusa in cantiere, diversi interventi come la manutenzione di edifici e interventi appunto energetici per strutture più efficienti. Sentiamo.
L'ASP 8 ha presentato altri due progetti per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio del poliambulatorio di Piazza Crispi ad Avola e per l'efficientamento energetico di strutture di alta valenza storico-architettonica come l'ospedale Rizza e l'edificio provveditorato nell'area dell'ex ONP. Il progetto per la manutenzione straordinaria del poliambulatorio di Avola per l'importo complessivo di 777.000 euro ha già superato la prima fase di ammissibilità da parte della Commissione regionale di valutazione. Per i progetti già ammessi a finanziamento invece sono in corso le procedure di individuazione delle imprese appaltatrici. I progetti già ammessi al finanziamento, sottolinea il direttore generale De Madeddu, riguardano azioni legate al potenziamento e al miglioramento dei servizi territoriali rivolti a soggetti fragili dei comuni di Avola ed Augusta, in linea con gli obiettivi del bando. Al termine degli interventi, la popolazione potrà usufruire di attrezzature all'avanguardia con ecografi, teleradiologia e anche strutture efficienti e più sicure come il Centro Salute Mentale di Augusta e il Poliambulatorio di Avola. L'ASP, per il tramite dell'ufficio tecnico aziendale, ha inoltrato 4 istanze di finanziamento che, se approvate, consentiranno all'azienda di un importante passo in avanti in termini di risparmio economico, abbattimento di emissioni di CO2 e aumento dei comfort climatico per i dipendenti e per i pazienti. I progetti presentati, conclude il direttore generale facente funzioni Madeddu, ammontano a complessivi 16.368.000 euro che comporteranno per l'ASP Siracusa un risparmio, anche economico, stimato in oltre 100.000 euro l'anno. Nulla di fatto per quanto riguarda l'avvertenza degli operatori del servizio di pulizia negli uffici comunali. C'è stato un incontro all'ufficio del lavoro, ma le distanze sono ancora siderali. Ancora una fumata nera per i lavoratori del servizio di pulizia negli uffici comunali del capoluogo. Nella riunione che è stata convocata ieri all'ufficio del lavoro, le organizzazioni sindacali si sono confrontate con i rappresentanti dell'azienda appaltatrice del servizio per trovare un punto di incontro rispetto a quanto emerso fino ad oggi. Al termine della riunione, il sindacato ha storto ancora una volta il muso, sostenendo l'impraticabilità della proposta così come è stata riformulata dalla CM Service. In sostanza, la ditta ha dettato la nuova condizione costituita dall'aumento da 8 a 11 ore delle ore settimanali di impiego dei lavoratori, a cui viene aggiunto un monte orario di 3 ore per gli straordinari. I conti non tornano ai lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno lasciato il tavolo delle trattative con un nulla di fatto. Questa mattina, alla luce di quanto emerso nell'incontro all'ufficio del lavoro, diversi operatori hanno deciso di loro iniziativa di protestare con un sit-in davanti al Palazzo Vermexio. La trattativa quindi prosegue ad oltranza nell'intento comune di arrivare ad una soluzione condivisa. Ma fino a questo momento le organizzazioni sindacali sostengono di essere molto lontani i termini per l'accordo, atteso che si partiva da un monte orari di 16 ore del precedente appalto. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Parliamo dell'iniziativa Mare per Tutti. È stato presentato questa mattina al Comune di Siracusa e vi partecipano praticamente tutte le associazioni di volontariato che saranno dislocate in 26 lidi balneari in tutta il litorale della provincia. Presentazione questa mattina del progetto che anche per quest'anno, dal 2014, rende il mare fruibile a tutti. L'obiettivo è agevolare chi per difficoltà motoria o altro non può godere di una rilassante giornata di mare in un lido. Presenti questa mattina alla conferenza stampa di presentazione presso la Sala Archimede del Comune di Siracusa anche le associazioni di volontariato siracusane che hanno aderito al progetto, l'amministrazione comunale e l'Associazione Sicilia Turismo per Tutti. Durante l'incontro, analisi dell'incremento dei numeri del progetto e anche testimonianze delle stesse associazioni di volontariato. Siamo davvero orgogliosi dei risultati di un progetto pilota partito nel 2014 soltanto con 10 spiagge accessibili in tutta la Sicilia. Siamo arrivati nel 2018 e già ce ne sono ben 75, tra cui moltissime anche pubbliche, quindi c'è veramente un rapporto di sinergia tra pubblico e privato e una grande sensibilizzazione, un grande cambiamento culturale nell'accogliere anche le persone con esigenze speciali nelle nostre spiagge. Questo progetto come è stato possibile? Ci sono delle associazioni che collaborano insieme all'amministrazione comunale? Ringrazio immensamente le varie amministrazioni comunali che collaborano con la nostra associazione Sicilia Turismo per Tutti e tutte le associazioni di volontariato dislocate in tutte le parti della Sicilia che ci danno metodicamente tutte le informazioni reali di quella che è la situazione siciliana. In pratica, come sono state attrezzate le spiagge, questi lidi per renderle fruibili a tutti?
Allora, tutto sommato non ci vuole tanto per attrezzare una spiaggia, è necessario un parcheggi naturalmente accessibili, una passerella che possa arrivare fino al mare e che possa arrivare anche fino alle postazioni, e poi una sedia job che possa consentire il bagno, e beh, se ci fosse anche l'assistenza alla balneazione sarebbe un grande successo. Si parlava anche di andare incontro a chi ha problemi di sordità, anche per gli ipovedenti, in che modo? Allora, sì, questa è una grande esigenza. Abbiamo risolto il problema della difficoltà motoria, ma dobbiamo risolvere i problemi delle persone sorde con dei magari messaggi luminosi che avvertono qual è lo stato del mare, e per le persone cieche delle mappe tattile per poter capire un attimino dove si trovano. Questi sono sicuramente i futuri passi su cui noi punteremo tanto. Continuiamo a parlare di mare, ma questa volta è più operativo perché c'è il cambio di guardia al comando delle operazioni, dell'operazione Mare Sicuro. La cerimonia si terrà giovedì su nave Fasan ad Augusta. Giovedì, a bordo della fregata Virgilio Fasan, ormeggiata nel porto di Augusta, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento al comando tattico dell'operazione Mare Sicuro. L'operazione, avviata il 12 marzo 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica, prevede il dispiegamento di un dispositivo aeronavale allo scopo di garantire attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello stretto di Sicilia, in applicazione della legislazione nazionale e degli accordi internazionali vigenti. Le unità d'altura incluse nel dispositivo aeronavale operano in un'area di mare di circa 160.000 km², assicurando presenza e sorveglianza, tutela degli interessi nazionali, sicurezza delle attività marittime di interesse nazionale, protezione delle linee di comunicazione delle navi commerciali in transito, protezione delle fonti energetiche strategiche di interesse nazionale e la sorveglianza dei possibili movimenti delle formazioni jihadiste, nonché per assicurare la necessaria cornice di sicurezza alle operazioni dei mezzi nazionali in Mediterraneo centrale. Dal 1 gennaio i compiti della missione sono stati ampliati ed ora comprendono le attività di supporto e di sostegno alla Guardia Costiera e alla Marina Militare libiche, rafforzando quanto già in atto da parte della Marina Militare che opera nel Mediterraneo. Le attività di ripristino dell'efficienza di mezzi navali libici, iniziata a luglio dell'anno scorso dalle varie unità ausiliarie della Marina Militare italiana che si sono alternate in porto a Tripoli, ha permesso di riparare 9 navi, portando il livello di efficienza della flotta a circa il 90% e consentendo di incrementare la capacità delle forze marittime libiche di contrastare efficacemente i traffici illeciti e condurre operazioni SAR nella propria area di responsabilità. Dopodomani la fregata Fasan cederà l'incarico di nave sede di comando alla fregata pariclasse Luigi Rizzo. Avvicendamento di funzionari della Polizia di Stato. Stefania Marletta dirigerà l'ufficio immigrazione, Giancarlo Consoli è il nuovo commissario, nuovo dirigente del commissariato di Augusta. Un ritorno in provincia di Siracusa per il neopromosso vicequestore Giancarlo Consoli, che in passato aveva lasciato la direzione del commissariato di Avola per assumere il comando dei commissariati di Nesima e di Adrano, prima di frequentare il corso di alta formazione interforze a Roma. Il dottor Consoli si è sempre contraddistinto per una spiccata propensione investigativa, testimoniata dalle tante operazioni di polizia giudiziaria portate a termine con successo, soprattutto nel contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Il funzionario dirigerà adesso il commissariato di Augusta. La dottoressa Marletta, dal 2014 alla direzione del commissariato di Augusta, dopo aver ricoperto incarichi nella squadra mobile catanese, andrà a dirigere l'ufficio immigrazione della questura aretusea, portando con sé tutta l'esperienza acquisita in tanti anni di direzione dell'ordine pubblico in occasione degli sbarchi di migranti presso il porto megarese. Anche il vicequestore Marletta è un funzionario di comprovata esperienza che si è sempre distinto per professionalità e competenza. E parliamo dello sbarco che c'è stato la notte scorsa nel litorale di Vendicari, nei pressi Villa del Tellaro a Nodo. Sono stati rintracciati 44 migranti di varie nazionalità. Sono stati predisposti tutti i necessari interventi previsti dal protocollo operativo e poi l'assistenza sanitaria e umanitaria, che per procedere così alle operazioni di fotosegnalamento e identificazione. Gli scafisti ovviamente sono in fase di ricerca attraverso anche la testimonianza degli immigrati.
I dirigenti scolastici del liceo Gargallo e di quello dell'Einaudi pongono il problema del trasporto pubblico degli studenti. C'è stato un incontro con l'assessore Randazzo. La dirigente scolastica dell'Istituto Einaudi di Siracusa, Teresella Celesti, ha incontrato, anche a nome della dirigente scolastica del Gargallo, Maria Grazia Ficara, l'assessore Giovanni Randazzo per discutere sul servizio di trasporto degli studenti nelle due scuole. La preside ha sottolineato la necessità e l'urgenza di potenziare il servizio di trasporto pubblico degli studenti delle due scuole, che si trovano in contrada Pizzuta. È necessario assicurare il diritto all'istruzione e al raggiungimento con mezzi pubblici della sede scolastica. Attualmente il servizio è carente, gli studenti sono costretti a raggiungere il Gargallo, l'Einaudi, con i loro motorini accompagnati dai genitori. Questa situazione crea notevoli difficoltà. Le due scuole sono situate in una zona periferica che costringe le famiglie ad accompagnare gli studenti e poi a ripercorrere nuovamente la città per raggiungere il luogo di lavoro. L'utilizzo del mezzo proprio, il motorino, da parte degli studenti va scoraggiato, in quanto esistono statistiche che parlano di incidenti giornalieri nella zona. Inoltre non si può richiedere alle famiglie ad affrontare la spesa del patentino, dell'acquisto e del mantenimento di un motorino per permettere così ai ragazzi di raggiungere la scuola. Potenziare il servizio di trasporto pubblico significa decongestionare la zona del traffico urbano. Oltre alle due scuole superiori sono presenti anche le sedi distaccate di due istituti comprensivi e quindi ridurre l'inquinamento atmosferico e allinearsi a quanto richiesto dall'Unione Europea, che invita gli studenti a raggiungere le loro scuole o a piedi o in bicicletta o con i mezzi pubblici. L'assessore Randazzo e i consiglieri comunali presenti all'incontro si sono impegnati ad organizzare a breve un incontro con la presenza dei dirigenti dell'AST e il dirigente comunale del settore. Con questo servizio chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Alla prossima, arrivederci.